Se riscontri un problema con il tuo PC Dell e non sei sicuro di come identificarlo o diagnosticarlo, non preoccuparti. Segui questi consigli che ti diamo per seguire un processo che ti porta alla risoluzione dei problemi. Una prima cosa da considerare è che se il problema si presenta prima che venga avviato Windows, è possibile che sia dovuto all'hardware, mentre i problemi che appaiono durante l'avvio di Windows o mentre sei in Windows sono generalmente correlati al software. Dopo aver identificato alcuni dei sintomi e determinato gli scenari in cui si verifica il problema, prova a cercare gli articoli nella libreria di supporto del nostro sito tramite delle parole chiave. È possibile che tu possa trovare già alcune istruzioni per risalire al problema e trovare una soluzione possibile. Per accedere alla libreria di supporto e vedere come si presenta, clicca sulla scheda qui in alto o sul link nella descrizione e salvalo nei favoriti. I sistemi Dell sono dotati di un test hardware integrato chiamato Support Assist Onboard Diagnostic. Quando Support Assist rileva un problema, ricevi un messaggio di errore con un codice errore e una breve descrizione e qual è il componente interessato. Se il tuo sistema ha una garanzia attiva, contatta il supporto Dell per avere assistenza se necessario. Mentre se il tuo computer non è più in garanzia, puoi risalire al componente e al problema e capire se puoi risolverlo autonomamente. Oppure puoi eventualmente contattare il supporto per un intervento fuori garanzia se è troppo complicato. Per saperne di più su Support Assist e su come utilizzarlo, abbiamo un video dedicato. Clicca sul link nella scheda in alto. Se utilizzi periferiche esterne, come per esempio docking station, dischi esterni, monitor, eccetera, il modo più semplice per escludere che non sono loro a creare il problema è procedere semplicemente scollegandole tutte e ricollegandole una alla volta per vedere se si verifica il problema. Se il problema si verifica quando colleghi la periferica, è probabile che la causa sia dovuta al dispositivo esterno e quindi puoi escludere che sia il tuo sistema. Nel caso, puoi provare a disinstallare i driver e applicazioni relativi a questa periferica, se ce ne fossero, e rifai una reinstallazione pulita. La risoluzione dei problemi del software è un po' più complessa perché dipende dal tipo di problema ed esistono diversi metodi e strumenti per arrivare alla soluzione. Sul nostro canale trovi diversi video tutorial che ti offrono varie soluzioni in base ai sintomi e al tipo di software. Per citarne alcuni più efficaci per un'analisi e risoluzione, in generale possono essere l'esecuzione di un avvio pulito, dove tutte le app vengono disabilitate nel sistema operativo e vengono riattivate una per una alla fine di identificare quale possa essere la causa. Puoi fare una diagnostica software con Support Assist, perché permette una scansione del sistema, rileva aggiornamenti software e driver e ottimizza il sistema. Se hai notato che il problema si verifica solo quando avvii un programma specifico, è molto probabile che la causa sia il software. In quel caso ti conviene disinstallarla completamente e fare una reinstallazione pulita. Anche in Windows hai a disposizione uno strumento di risoluzione dei problemi integrato, generale o specifico per ogni componente ed errore, che ti permette di rilevare un problema ed applicare una soluzione. Ti riportiamo il link nella scheda in alto e nella descrizione. Ovviamente può succedere che il problema non si riesca a risolvere facilmente o che sia legato ad un qualcosa di più complesso. In questo caso ti consigliamo di contattare il nostro supporto tecnico per valutare insieme il problema e la soluzione. Puoi contattarci tramite le pagine social o WhatsApp o telefono, mail. Trovi tutte le informazioni nella descrizione e nel commento fissato in alto del video. Ma esegui comunque le diagnostiche viste precedentemente, perché grazie ai codici e alle informazioni potrai facilitare e velocizzare l'intervento del supporto. Quindi, se hai bisogno, scrivici tramite Twitter su dell'Aiuto e dell'Aiuta Pro per i problemi Enterprise. E come detto in precedenza, abbiamo molti video già pronti qui sul nostro canale che possono esserti utili per aiutarti a risolvere i problemi ed eseguire la manutenzione regolare. Quindi, abbonati cliccando sul pulsante qui sotto se non l'hai ancora fatto. Ciao e a presto!